ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Questo è un video in collaborazione con un mio fan e iscritto ovviamente al canale, Billo, che ti saluto, ti mando un bacino del cuore. Ovviamente lui, ragazzi, ha fatto la grafica nuova del mio canale, che sicuramente già è sopra, quindi sicuramente l'avete vista, l'ha fatto lui. Sotto nell'info box in descrizione c'è il link del suo canale e anche qui sopra nei consigliati, mentre alla fine vediamo se riesco a farlo apparire qui o da qualche parte. Comunque, questo è un video recensione della primissima puntata di Lady 3. Una trashata, ragazzi, pazzesca, veramente. Tutti conoscete penso The Lady, che insomma è un grande successo su YouTube in versione negativa di Lori del Santo. E quindi io, in versione di regista, scenografa e anche fotografa, vi spulcerò praticamente tutto ciò che riguarda proprio la primissima puntata, quindi la prima parte della prima puntata, i primi 7 minuti e 16 secondi li farò io, la seconda parte di questa stessa prima puntata la farà Billo, quindi poi sotto nell'info box andate a guardare l'ultima parte praticamente della prima puntata, ma sotto se l'avete vista. Questo voi vedrete le mie facce completamente in diretta. E ovviamente da qualche parte, nel mentre che parlo, eccetera, vi farò vedere proprio le clip, ecco, della prima parte. Abbiamo ottenuto molto. Siamo più ricchi, ma non basta. Voglio di più. Sono in possesso di documenti scottanti. Ok. Cioè, pantaloncini cortissimi, praticamente, sono una specie di... garage, palazzo abbandonato, capisco. Ok, sono... questa volta l'ho vista in Davide Ghio, praticamente. Ho le prove per polverizzare The Lady. Io sarò la nuova Lady, The Dark Lady. Siamo la nuova era, siamo i Black Angel. Allora, non sono sbaglio, ci sono tipo due gemelle bionde che praticamente non so che cosa... Ok, c'è la sigla, capisco. Che más piel e aumenta mis latidos. Ella baila al ritmo de la noche. Con su mirada asesina que esconde. Bella la sigla, molto soap opera argentina, devo dire. La perfida patatina. En la disco no hay nadie que la detenga. No, patinata, scusa. Olga De Mar, ma cos'è? Ma cos'è? No, per carità, la sigla è carina, con questa specie di corpo umano così. La sigla forse è l'unica cosa decente che si può vedere. Quando baile ya no tiene competencia. My lady. Buongiorno. Prego, vabbè. Prego. No, che cosa? Cosa è successo? Luna. Voglio portare alla sua attenzione un fatto che per lei potrebbe essere importante. Riguarda Doris, la sua segretaria. Guarda. Doris, ma perché tutte le segretarie si chiamano Doris? Vabbè. Di questo video e prenda le sue decisioni. Un ammiratore anonimo. Perché il ponghe quello là? Ciao Cicci, hai fatto buon viaggio? Ciao Lele, sì, ma il treno da Napoli va troppo lento. La prossima volta... Il coso del grande fratello. Hanno tipo un bar in cui c'è colazione da Tiffany, tipo per far capire che sono di cultura, no? Come miglior attore inedito dell'anno. Oh, mi godo questo momento di celebrità. Era da qualche mese che lo stavo attendendo. Oh mio Dio, ma lui non si può guardare, ragazzi, è orribile. Poverino, lo prendono per il culo.
Ora sei stanco, vediamoci domani qui nel mio ufficio. Ok. Voglio studiare un piano per fare più soldi possibili. Solo quello conta, sfruttare l'attimo. Certo, a parte il doppiaggio, ragazzi, che fa cagare, vabbè, ma lo sapete, fa tutto cagare The Lady, eh. Ma penso anche la stessa Lori del Santo comunque lo sa che fa cagare, cioè nel senso... Cioè, a voi, certo, sfruttare l'attimo e l'altro direi anche. Spero che tu sia diverso. Con me vai sul sicuro, sono un pesce cane generoso. Allora, il livello di inquadrature è molto base. Di soap opera proprio classiche, quindi alla fine in quadratore ci possono anche stare. L'importante è che non te li tieni tutti te i soldi, eh? La maggior parte degli agenti sono tutti dei ladri. Una bella spiaggiata, come scena. C'era della gente stupenda, però quanto pecorame! Ormai la passività è di moda. Ho capito, però io sono all'antica. Beh, bisognerebbe possedere la macchina del tempo. Mi sembra un'ottima idea, mon amour. Andiamo a lavorare, però? Andiamo, va. Che cos'è? Questa inquadratura pazzesca col drone, dove l'hanno acchiappata? Zu, ho bisogno di te. Chi è questo? Sembra una versione... il coso dei Pokémon, come si chiama? Un allenatore dei Pokémon. Hai dei soldi? Sì, andiamo. Questa cosa è un misto tra l'allenatore dei Pokémon e praticamente le soap opera. No. Ma perché? Perché? Aspetta. I miei amici invece... Ragazzi, sono già a 4 minuti e non si capisce un cazzo. E sono calamitati dal tuo corpo. Cioè, tra di loro la storia non c'è. Sei un magnete vivente, una trappola dorata, sempre generosa con... La sceneggiatura non c'è! È come unire tante scene, prendere tanti personaggi diversi tra loro, metterli in diverse scene possibili e immaginabili e farli parlare così. Luke, l'ho lasciato per sempre. Ancora sto male, non ci posso credere, ma mi passerà, spero. Non voglio ricascare nella stessa pentola bollente. Cioè, nessuna scena è collegata alla successiva o alla precedente. È interessato. Devo... Ho capito che non lo lasciavo per la paura del nuovo. A parte la maggior parte sono tutti gay, che chiede una cosa pazzesca. Le femmine sono tutte troie, i ponghi sono tutti idioti. E tutti quelli belli sono tutti magnacci che pensano praticamente solo ai soldi. Grazie, Chang. Chang, ma non è cinese. Non ne ho più voglia. Oddio. Ma cosa sto guardando? Salve, signora Lona. Salve, volevo dirle che dovete imporre Giselle per gli spot. Salve, signora Lona. Salve, volevo dirle che dovete imporre Giselle per gli spot di intimo in programma. Ha lo sguardo penetrante e solo lei può comunicare intensità corporea. Solo lei può... intensità corporea? Può contare su di me? Ah, non ne dubito. Signor Magni, lei negli... Con la coda? Siamo in Inghilterra, in America. Ma cosa? Perché le papere adesso? Dove eravamo? Non eravamo a Milano? Ok, perfetto. Tutto ciò è logico. Due tizi che si spogliano in mezzo a nulla. Ho la sensazione che mi tradisce. Ti avviso che potrei seriamente dispiacermi. Non puoi permetterti il lusso di essere geloso. Io ti dico, stai attenta, ti avviso. La mia dedizione a te non è incondizionata. Ma perché, ragazzi? Sono tipo frasi di Shakespeare beccate a clip che non c'entrano un cazzo. Cioè, loro possono dire tipo anche i scecchi e i cavalli volano, ma tutto ciò non ha senso, perché tu sei concentrata tipo a loro che sono nudi. Rassegnati, io muovo le carte in tavola. E tutta la scenografia... Che sono location abbandonate, praticamente. C'è una linea che non devi varcare. Stai attento, ti dico. Sono un uomo che sa quello che vuole. Sono a 6 minuti già.
maggiore giudicata, sei a nulla, a mezzo a nulla. Ma chi vuol dire? Qualcosa, falli arrivare puntuali? Mi fai pena, sei come uno squalo, non hai... No, questa è la mia espressione d'esti sacri. Appena esci in società, dimostri che sei fatto di cartilagine. Tua. Capire non significa voler giustificare. Giustificare non significa condannare. Condannare non significa voler trovare una soluzione. Le soluzioni sono sempre contrastanti. Non c'è via d'uscita. Ok ragazzi, mi fermo qui a soluzione e siamo a questa scena qui. La seconda parte, da 7 minuti e 16 secondi fino alla fine, la troverete nel canale di Billo. Allora ragazzi, lo shock è a dir poco, perché io ho appena finito di guardare e sono lo scioccata di più. Allora, in diretta avete visto quello che io ho provato, nel brividi, il disdegno mi sono venuti. Le scenografie fanno cagare, le inquadrature fattibili solo perché sono tipo soppopere argentine. I dialoghi non hanno alcun senso logico, sono prese frasi prese a muso, soltanto per inghiottire tante clip. E sono arrivate addirittura a un quarto d'ora, quindi un casino. E a breve uscirà la seconda puntata, ditemi voi che cosa ne pensate, se avete visto questa trashata veramente, perché trashata è merdata. E se questo video fa successo è la stessa cosa anche con Billo, continueremo a fare anche la seconda puntata sempre divisi così a metà. Quindi ragazzi, ditemi che cosa ne pensate, io sono veramente disgustata da come questo video ha fatto la bellezza di 152.512 visualizzazioni. Oltretutto gli iscritti sono anche di meno, gli iscritti sono 12.136 sul canale di Lori del Sando, ma questo video ha fatto davvero un botto di più degli iscritti, quindi c'è una sproporzione pazzesca che ti fa capire che Lori del Sando fai cacare come regista, scenografa eccetera, ovviamente nessuno ti si iscrive al tuo canale, però quello che fai comunque attira il pubblico perché ti prendono tutti per il culo, quindi praticamente tutta la razza è una presa per il culo questa cosa, anche loro stessi gli attori vengono pagati e ho saputo che ci sono anche i The Show dopo. Cioè io comunque non mi sarei mai abbassata al livello neanche per i soldi di fare questa trashata merdata, perché loro stessi si sono autopresi per il culo e hanno presi per il culo anche Lori del Sando, perché ho visto il video dei The Show e anche quello del backstage e si vede che comunque loro l'hanno presa molto a ridere questa cosa. Ma ripeto, cioè se mi chiamava Lori del Sando e mi diceva fai questa cosa e ti pago un botto, i soldi devo tenere, nel senso preferisco essere coerente e sincera con me stessa. Ma comunque, a prescindere di tutto ciò ragazzi, guardatela tanto per farvi veramente, ma manco due risate, c'è proprio le lacrime perché è scioccante, quindi guardatelo solo per provare, ma veramente è schifo. Va bene ragazzi, il video, questa puntata finisce qui, spero che vi abbia disgustato quanto me. Io vi ringrazio per le visual e gli iscritti, iscrivetevi ovviamente al canale, commentate qui sotto e condividete, e ci vediamo alla prossima puntata di The Lady Force. Un bacione del cuore.